senza diretta televisiva, o eventualmente averne qualche centinaio perché c'è la diretta televisiva, ovviamente cambia il discorso dell'ordine pubblico e di eventuali rischi. Sembra che non se ne siano neanche accorti di questa cosa. Ciò detto, vi abbiamo convocato per fare un attimino il punto della situazione e raccontarvi che cosa è successo in questi due giorni, perché ovviamente noi, la società, la CD Foggia Calcio, ha provato in tutti i modi possibili e immaginabili a far sì che la partita venisse disputata ovviamente qui al Pino Zaccheria, ma in qualche modo a porte aperte, per consentire quantomeno agli abbonati ed eventualmente a altre poche centinaia di spettatori paganti di poter assistere alla partita. Questo per, secondo noi, per diversi motivi, ovviamente anche quello dell'ordine pubblico, ci sembrava molto più sicuro far disputare una partita a porte aperte anziché a porte chiuse. Abbiamo appena rilasciato un comunicato stampa che magari invito il direttore generale a leggere, così lo ribadiamo. Io non so se vi è giunto questo comunicato stampa, comunque recita in questi termini: la CD Foggia Calcio comunica che dopo estenuanti confronti e sollecitazioni promossi nei confronti del sindaco, del prefetto e del questore di Foggia, ha ricevuto qualche minuto fa la notizia ufficiale della conferma che la seconda gara di campionato di Serie D tra la CD Foggia Calcio e il Football Club Francavilla, in programma domenica 9 settembre 2012 alle ore 15, sarà disputata a porte chiuse presso lo stadio comunale Pino Zaccheria. La CD Foggia Calcio esprime rammarico per tale inconsueta e inspiegabile decisione e comunica ai propri abbonati che sarà rimborsata la quota pro partita, le cui modalità saranno in seguito indicate. Inoltre, il consiglio direttivo della CD Foggia Calcio manifesta disappunto per il protrarsi della situazione di precarietà circa la mancata immissione in possesso dello stadio Pino Zaccheria da parte dell'amministrazione comunale in favore della stessa associazione, nonché la incresciosa e inaspettata situazione di inagibilità dello stadio che potrebbe pregiudicare la disputa delle prossime gare di campionato, con conseguenti ed immaginabili danni per la CD Foggia Calcio. Qualora dovesse perdurare tali assurde situazioni, la CD Foggia Calcio ritiene di dover assumere nuove decisioni, tra cui anche il possibile ritiro della squadra dal suddetto campionato. Ovviamente di commenti ce ne sono tanti a riguardo, a partire dal fatto che siete qui nell'anticamera perché in base a quello che ci è stato comunicato anche gli spogliatoi e tutti i locali annessi sono insicuri, sono a rischio incendio, perché abbiamo un pavimento in linoleum che a quanto pare non rispetta le norme antincendio. Quindi questo è un primo commento: non riusciamo a capire come mai i giocatori domani potranno entrare negli spogliatoi, disputare la partita, e però lo stesso pavimento, gli stessi locali rappresentano un problema di ordine pubblico e quindi ci impediscono anche per questo motivo qui di disputare la partita a porte aperte. Ci sono tutta una serie di cose che non sono dal nostro punto di vista irrazionali, però non possiamo far altro che prendere atto di questo e cercare di capire come gestire la situazione, innanzitutto nelle prossime ore. Ovviamente noi siamo tutti molto scossi e quindi è probabile che molte delle cose che diciamo a sangue caldissimo, non caldo, in altre circostanze più serene, più tranquille, eviteremo di dirle, però cercate di capire il nostro stato d'animo in questo momento. Abbiamo dedicato anima e corpo quasi 24 ore al giorno nell'ultimo mese a questo progetto. E vedere che tutto viene compromesso in questo modo,
senza darci una chance, una mezza chance di poter dimostrare che realmente volevamo fare le cose in maniera diversa da come sono state fatte e gestite fino adesso, ci riempie di rabbia. A me sembra, per fare a questo punto un paragone calcistico, è come se un giocatore abbia preso ammonizioni per non so quante partite, continuamente ammonito, gli hanno permesso di giocare tutte le partite. All'inizio del nuovo campionato, quando le ammonizioni dovevano essere azzerate, gli è scattata l'espulsione. Ecco, noi siamo stati espulsi, però non abbiamo accumulato noi le ammonizioni, le accumulate qualcos'altro, doveva essere tutto azzerato. Noi siamo tutta un'altra società e noi invece ci siamo beccati la sanzione più pesante. Quindi, non so... Vabbè, i motivi per cui è stato emesso un primo provvedimento di diniego, una prima ordinanza dalla prefettura, lo sapete, no? Perché è stata una prima ordinanza in cui veniva indicato il campo dello stadio comunale di Lucera, quale possibile campo per disputare questa partita. Devo dire, molto singolare questa ordinanza, perché era forse meglio informarsi che lo stadio comunale di Lucera era inagibile, altrimenti avremmo chiesto già noi di poter disputare in campo neutro questa prossima partita. Dopodiché è stata fatta questa seconda ordinanza, vengono citati due motivi, un motivo di ordine pubblico soprattutto, per una preoccupazione di garantire l'incolumità degli spettatori durante l'ingresso allo stadio, e il secondo motivo è quello della inagibilità dello stadio a causa dei lavori di adeguamento strutturali che dovranno essere realizzati. Su questo si sono susseguite diverse commissioni provinciali, comunali, che hanno valutato il da farsi, le opere che si sarebbero dovute realizzare perché lo stadio fosse reso agibile. Dobbiamo dire che c'è stato un ritardo da parte di tutti, perché è incomprensibile come, rispetto a un calendario calcistico che sancisce il 2 settembre come inizio di un campionato, non ci si preoccupa almeno in tempo utile di poter valutare le cose da fare. Questo significa... chi si doveva preoccupare? Vi faccio questa domanda. Io si doveva preoccupare il comune, si doveva preoccupare anche lo stesso prefetto, perché questa storia dello stadio è una storia. Cioè, voi vi siete fidati, questo voglio dire, vi siete fidati di quello che vi ha dato, questa è la vostra colpa, tra virgolette, giusto? In buona fede noi abbiamo pensato che il problema stadio non ci sarebbe stato, e quindi era possibile, peraltro, avendo giocato la prima partita a Santa Maria Capovetere, avendo constatato le condizioni di uno stadio, tra virgolette, di un campo comunale sicuramente non paragonabile allo stadio Pino Zaccheria, peraltro designato dalla federazione stadio per giocare i playoff, stadio in cui a giugno è stata disputata una partita dell'Under 21, pensavamo che comunque questo problema non ci avrebbe comunque toccato, insomma. Però questo fatto per noi, senza voler entrare nel merito delle ragioni tecniche, burocratiche, amministrative, istituzionali, di rapporti istituzionali, eccetera, eccetera, questo problema è un problema che ci colpisce in maniera molto, molto pesante, devo dire anche all'improvviso, perché parliamoci chiaramente, se avessimo saputo dall'inizio che lo stadio sarebbe stato una palla al piede, molto probabilmente questa compagine societaria non avrebbe comunque iscritto la squadra in Serie D, perché il solo pensiero di poter ogni settimana affrontare questo problema con un confronto serrato, alcune volte anche con un linguaggio incomprensibile, con le istituzioni, sia il comune, sia la prefettura, sia la questura, questo è un fatto che ci logora, questo è un fatto che ci toglie il gusto di fare calcio, questo è un fatto che ci impedisce di dare di nuovo gusto ai foggiani di vedersi le partite di calcio.